Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del mio orto. Quest'oggi vi devo presentare un nuovo personaggio che avrete sicuramente visto nei video precedenti. Ogni tanto ha fatto qualche apparizione e stiamo parlando del signor Loris, che è praticamente mio cugino di primo grado. Sarà la terza, la quarta volta che viene qua a farsi un giro nell'orto. Ho iniziato a fare qualche lavoretto, iniziando da lavori apparentemente pesanti, iniziando ad abbattere qualche albero infestante e poi iniziando a fare qualche lavoretto qua nell'orto, come avete visto nello scorso video, come quello di legare i pomodori. E oggi c'è un altro bel lavoro da fare che vi posso far fare, ed è quello innanzitutto di vangare e di zappettare il terreno per prepararlo alla successiva semina, che praticamente devo introdurre altre semine di fagiolini. E quindi ho fatto in tutto, non contando i borlotti che abbiamo visto nei video passati che ho seminato, ho eseguito anche alcune semine di fagiolini che però per avere insomma raccolte fino a settembre-ottobre, posso parlare tranquillamente anche di ottobre, bisogna fare delle semine a scalare. E quindi adesso, facendo questa semina qua di fagiolini, facendo magari un paio di strisce, due o tre strisce, penso che sia l'ultima semina che faccio di fagiolini. E niente, abbiamo raccolto fino, possiamo dire, se il tempo tiene, fino a ottobre inoltrato. Quindi adesso il suo compito sarà quello di... Andiamo, innanzitutto avviamoci per andare a vedere la postazione. Sarà quello, forse anche di tagliare un po' l'erba, perché ne è cresciuta anche un po' a dismisura. No, la togli con le mani l'erba. E praticamente la postazione è questa. Vedete che qua avevo fatto una semina di fagiolini che ho già raccolto per un paio di volte. E qua c'è lo spazio per andare a fare altre due strisce, due o anche tre, vediamo un po'. Una bella striscia lunga. Però qua, come vedete, c'è un po' d'erba e quindi è meglio prendere un attimo la falce e tagliarla. Dato che lui è minorenne, non posso fare utilizzare la falce. E quindi adesso andiamo a togliere un po' di erbaccia che si è formata, così ci semplifica il lavoro di vangatura. Andiamo a togliere bene l'erbaccia. E questa praticamente è già, io dovevo farla già prima sta semina, solo che ogni volta tagliavo l'erba e poi non seminavo. E guarda come ricresce. Ok, come avete visto abbiamo dato una ripulita qua al terreno, c'era un po' di erba. Adesso iniziamo a preparare il terreno per la semina. Allora, qua c'è un'altra, la prima semina di fagiolini, quindi li teniamo ad una distanza di circa 50 centimetri, che è qua. Quindi noi inizieremo a vangare più o meno da qui. Adesso ti faccio vedere. Iniziamo a zappettare il terreno, così lo sciogliamo, iniziamo a scioglierlo e poi successivamente andiamo a vangare. La zappettatura la eseguiamo andando in avanti, in modo che così non... Ok, e quindi... E poi successivamente andiamo a vangare e poi a rastrellare. Quindi il suo compito adesso sarà quello di zappettare il terreno. Esatto, farlo magari anche un po' più largo. Però vai avanti. Cioè la striscia è lunga. Così? Sì. E ok, vai avanti così. Io intanto il mio compito sarà quello di raccogliere i borlotti che avevo seminato. Anche qua si stanno iniziando a seccare, quindi è meglio raccoglierli. Ne ho veramente tanti qua.
Allora, lui dice di aver finito. Però questa secondo me è un po' una porcheria, perché non è che si può seminare in questa schifezza qua. Quindi voto 4 per ora. Voto 4. Aspetta, ti faccio rivedere. Qua può andare bene, però poi qua la riga non è seguito bene la riga e sembra più un solco da talpa. Quindi andiamo bene a zappettare in questo modo. Così non è che tu fai uno e vai avanti così. Tu devi così, allarghiamo anche un po' il solco e devi metterci più forza. Vedi il solco deve rimanere così. Devi metterci forza. Così andiamo anche un po' i lati e andiamo a macinare la terra in questo senso. Qua vedi, qua non è seguito il solco, cioè il solco, la linea. E continua così, ok. Cioè io sarò in 2 secondi la faccio, in 2 secondi. Ok, meglio di prima, però guarda la differenza che c'è qui a qua. E quindi ripetere il lavoro. Ok, adesso va meglio, diciamo che va meglio, però non va bene lasciare questo buco. Quindi in questo caso andando a scavare un po' più in profondità. Così andiamo. A ricoprire un po', oppure semplicemente poi possiamo anche andare a ricoprire andiamo a vangare un po' più in profondità, oppure poi andando a rastrellare il tutto poi si ricopre in modo naturale. Quindi adesso il secondo compito è quello di vangare. Iniziamo un pezzo così, vedi, il terreno è già bello sciolto, lo si gira. Facendo attenzione a non pestare. Comunque è già bello sciolto questo terreno. Vabbè, per quello che serve la zappettatura. Per sciogliere il terreno. E via così. Via così. E poi andiamo anche a ricoprire il buco. Un buco che non... Ok, vangatura discreta. Sono un po' di... Esatto, questo qua bisogna coprire il buco. Andiamo un po' a vangare, occhio dietro, non pestare l'insalata. Vedi come va giù bene. Andiamo a rastrellare le vangato bene, no? Sì. Andiamo a rastrellare bene, cioè a ricoprire praticamente. È abbastanza, il terreno è abbastanza vangato bene. Qua ci sono, qua un po' meno, però ok, ci sono. Il compito successivo, compito è quello di fare un'altra striscia. Qui è un po' più, okay. Qui è un po' più difficile perché il terreno tende ad andare verso il basso. Quasi più che difficile, lo penso impossibile. Però noi ci proviamo, no? Così occupiamo un'altra striscia di fagiolini. Ecco qua, il ragazzo ha fatto, dai, ha fatto un buon lavoro. Quindi iniziamo a seminare e sono pieno di fagiolini praticamente. Da seminare, anche lì c'è un'altra scatola. Vabbè, dobbiamo finire questi che sono già aperti, quindi li seminiamo allo stesso modo che abbiamo seminato i fagioli. Li seminiamo un seme ogni 5 cm. A metterne, eccolo qua, 5, 10, 15,
20 e via. Ma devo farci un buchetto? No, no. O l'appoggio soltanto sopra? Appoggialo in maniera abbastanza... concentrata nella terra. Bravo. Dai. Era 35? Vai 40? 35, quindi 40. 45. Mo metto i semi lungo la fila. Adesso dobbiamo impegnarci a ricoprire i semi con la stella. Aspetta. Più deciso. Ok, adesso si procede ad annaffiare. No, deve essere più omogenea così. Però non finire l'acqua che male. Vabbè, se no vado a prenderla io. Però così deve essere omogenea così. Sì, abbastanza, sì. Anche i lati, fanno un po'... Ok. Ok, allora, abbiamo raccolto anche un po' di cose. Qui le ultime fave e i primi borlotti. Beh, diciamo i primi. Ho raccolto una fila di borlotti. Ce n'è un bel po'. Poi qua abbiamo i fiori di zucchino, quindi zucca. Ok, quindi per oggi è tutto. Quindi oggi ho un po' insegnato al signor Loris un po' come trattare il terreno, cioè trattare a come vangare il terreno, come renderlo il più appetibile possibile al seme che poi cresce nel terreno. Quindi vedremo se questa sua semina, se queste sue semine daranno i suoi frutti fra un paio di mesi, quindi circa 2 mesi, diciamo così. Quindi siamo a metà luglio, diciamo per settembre dovremo raccogliere i fagiolini. Se li ha seminati bene, li raccoglieremo. Se li ha seminati male, non li raccoglieremo e ci farà patire la fame a tutti. Se il video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. E con questo ti auguro un buon orto anche a te.